Fare videoclip musicali è una delle ambizioni più grandi dei nuovi videomaker e spesso all'inizio capita di fare degli stretti video con budget ridotti, ma questo non vuol dire che non si può ottenere un buon risultato. Oggi vi voglio far vedere come. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi farò il breakdown di Finché il sole non m'abbraccerà di Matt MC. Questo è stato il video che ho scelto, un video girato da me circa 2 anni fa a Londra e ho selezionato questa traccia qui, questo video qui, perché è un video street, vuol dire senza troppa preparazione, con un budget ridotto e mi sembrava opportuno come primo video per questo format, che se poi vi piacerà andrà avanti anche con video più costruiti. Partiamo subito con un punto fondamentale. Quando si ha poco budget e poco tempo, non possiamo pretendere di fare un film, di fare un video musicale troppo elaborato, perché rischiamo di andare a snaturare tutto. Spesso le cose semplici sono le migliori. Per l'appunto abbiamo deciso di fare un tragitto da casa sua al punto più alto di Londra, in modo che lui si avvicinasse al sole. Proprio per questo abbiamo scelto il punto più alto di Londra. E da subito mi è venuta questa idea di montaggio, cioè avere l'immagine iniziale del video meno sature, fino ad arrivare alla fine avere un video più saturo, per un fatto che il sole ci dà energia, il sole ci dà allegria, il sole ci carica, il sole ci fa vedere più colori. Per questo abbiamo scelto di avere questa transizione dall'inizio alla fine del video, che ha un aumento regolare. Non ho utilizzato luci artificiali per questo video, per il semplice motivo che appunto io arrivavo dall'Italia a Londra e non potevo portarmi troppa attrezzatura dietro e non avevamo un budget per affittare delle luci, avere degli elettricisti, avere dei set troppo costruiti, perché appunto è uno street video. Perciò abbiamo fatto tutto a luce naturale con una Sony A7S2 e due obiettivi, il Sony 28mm f2 e Sony Zeiss 55-1.8. Splendido, obiettivo splendido. Torniamo a noi. Perciò ho utilizzato un pannello riflettente solo sul balcone dove lui canta, perché ha un forte controluce al sole completamente dietro. E da lì in poi non ho più utilizzato niente. Ho solo giostrato il sole, ho girato attorno al sole, ho fatto muovere il soggetto in un certo modo, in modo da avere sempre la luce favorevole. È una luce romantica. Un consiglio che vi do per effettuare uno street video è quello di puntare tutto, e dico tutto, sulla fotografia. Per fotografia si intende la luce, l'inquadratura, la composizione, e che cosa si va a fotografare, filmare. Quando io faccio questo genere di video qua, tratto ogni singola ripresa come se fosse una fotografia. Deve essere tutto bello. Tu devi mettere stop, pausa e deve essere bello, deve essere una fotografia. Vai avanti, pausa, deve essere una fotografia. È molto importante perché il contenuto della storia, il contenuto intellettuale è molto basso, non per il fatto che è un rapper, non fraintendetemi, per il fatto che non c'è una costruzione del video. Anzi, molto spesso i rapper hanno contenuti molto crudi ma profondi, ma sto parlando del video in questo caso. Il video non è stato costruito, non c'è un lavoro profondo prima, perciò dobbiamo puntare molto sull'estetica. È chiaro che adesso voi mi dite: ah, ma tu eri a Londra, facile. Sì, è vero, Londra è un po' vincere facile, ma sono sicuro che anche se voi girate nella vostra città, paesino o ovunque voi siate, basta disinnamorarsi del posto
guardarlo con un occhio da visitatore. Certe cose bellissime del posto dove abiti tu non le noti più perché le vedi tutti i giorni. Invece ti devi rinnamorare della location dove tu poi andrai a filmare. Andiamo a vedere il video. Ok, la prima parte del video, i primi secondi, è una scelta di montaggio. Ho deciso di fare un flashback, ovvero un flash forward, cioè in avanti, mettere la parte finale del video all'inizio. Questa parte qui è girata con un 50 mm, appunto 55 Zeiss 1.8 a massima apertura, alla luce del sole, senza luci. È un'immagine che a me piace tantissimo perché c'è questo sfocato molto molto organico, molto bello. E è un'immagine girata appunto con la A7S2 Mark II, l'alfa, e girata in S-Log 3, perciò ha una gamma dinamica molto ampia. Però se siete inizi non preoccupatevi. L'importante è avere una immagine esposta correttamente, vuol dire che niente è troppo bianco e niente è troppo scuro. Niente deve essere bucato, vuol dire che bucato si intende quando c'è una parte molto chiara del frame dell'immagine dove non c'è colore, non c'è informazione perché è bianco pieno. Allora, se è una scelta stilistica va bene, perché gli errori si fanno anche voluti per ottenere un determinato risultato. In questo caso io non volevo, perciò come potete vedere in questa immagine è tutta bella, è piena di informazioni, non ha parti bucate bianche. L'unico punto potrebbe essere qui nella maglietta dove c'è la luce del sole, ma sinceramente lì ci sta, e a dire il vero non penso neanche sia bucata. Questa immagine qui è stata girata con un gimbal in autofocus. Allora, fermi. Se c'è qualcuno di voi che fa il videomaker, che mi sta guardando in questo momento, dirà: guarda sto che filmi in autofocus. È vero, io non filmo quasi mai in autofocus, però ero da solo su un gimbal e avevo bisogno di portarmi a casa questa scena in movimento. Quindi, grazie a tecnologia, ho usato l'autofocus. Diciamo che da un paio d'anni a questa parte sono abbastanza affidabili. Diciamo che non è un approccio cinematografico. È vero, non è un approccio cinematografico, è un approccio da videomaker usare l'autofocus, e io lo uso pochissimo, ma quando mi serve lo uso. Non sono di quelli... no, non è cinema l'autofocus, non è cinema. Però quando mi serve mi fa ottenere un'immagine, come dico io, la uso. E vi consiglio di usarlo. Ok ragazzi, andiamo avanti a vedere il video. Ok, qui c'è la storia dove lui esce di casa. Un consiglio che vi posso dare: fate tantissimi dettagli. Ok, filmatelo in faccia, filmatelo... Però dettagli, composizioni varie, non dovete annoiare, è un video senza una storia, ricordate, perciò le scarpe, le mani, il berretto, lui che cammina da vicino, lui che cammina da lontano, sempre con un'armonia estetica, che è la vostra, il vostro occhio, è la vostra fotografia. Sviluppate la vostra fotografia, ragionate con, non da videomaker, ma da fotografo. Voilà. Questo è un punto interessante. Questa è la strada che vi dicevo. Sempre a Shoreditch. In realtà lui non abitava a Shoreditch. Siamo andati a Shoreditch perché io conosco abbastanza bene Londra, perché ho abitato per 5 anni lì e volevo andare a filmare tra questi due palazzi. In realtà questi sono 2, 4, 5, 6, 8. Perché è una rotonda con tutto attorno queste strade. Quattro strade. Che si incrociano sulla rotonda e ci sono questi palazzi uguali. E abbiamo scelto appunto questi due palazzi perché c'era la luce del sole che arrivava perfetta, proprio arrivava a taglio, non troppo alta, mi sembra che erano tipo le 4 di pomeriggio, forse un po' prima, 3:30, e ho utilizzato appunto la simmetria
Infatti la mia fotografia qui è stata avere la simmetria della strada, dei due edifici uguali, come potete vedere qua, e lui che cantava al centro con questo raggio di sole che era inondato da questo raggio di sole, e la camera che si avvicinava a lui. Adesso, come potete vedere, andiamo avanti, è tutto intervallato. Allora, Matto è molto bravo. A me piace moltissimo come artista, ma è molto bravo anche nei movimenti. Questo è... Ragazzi, questo è importante in un video musicale, perciò se dovete far ballare qualcuno, non illudetelo. Nel senso, guardate come si muove e non forzatelo a farlo ballare. Perché chi è nuovo davanti alla camera, chi è nuovo come artista... può non saperlo fare, anche se lo vuole fare, e può risultare goffo, brutto, perciò non è obbligatorio. È importante che voi fate sentire la persona a suo agio con voi, e non si deve vergognare di niente con te, e deve dare il meglio di sé. Andiamo avanti. Quella lì era la parte... questa qui del balcone, della strada, è un montaggio rapido, comunque sia è una canzone rap. Questo è sul balcone, ancora sulla strada che cammina. Diciamo che noi abbiamo sempre, vi invito a vedere il video con l'audio. Adesso ho disattivato l'audio perché sennò non potete sentirmi bene, però vi invito a vederlo con l'audio. Il montaggio è una parte fondamentale perché dà dinamicità al video. Non ho voluto creare un video troppo lento perché la sensazione che mi dava quella canzone era di un video montato in questo modo, veloce. Quindi a ogni taglio, diciamo, ogni taglio corrisponde a un suono sulla base. Guardiamolo. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, la storia, come potete vedere, la storia dove lui cammina è tutto in slow motion e in bianco e nero. Il bianco e nero che ho fatto io su questo video qui mi pare di averlo montato con Premiere Pro. Comunque indifferente. Tutti i nuovi programmi vanno bene, io la uso DaVinci e Premiere principalmente. Perciò qui abbiamo un video con tre location dove canta. Strada di Shoreditch, in cima alla collina e sul balcone. E il resto è un percorso. Ragazzi, abbiamo girato questo video, penso in 3-4 ore, 3 ore. Se io avessi provato a creare una storia con degli attori, con diverse location, outfit e quant'altro, sarebbe stato molto complicato. L'ho tenuto molto semplice perché avevamo 3-4 ore e volevo portare a casa un prodotto che mi comunicasse qualcosa con questo. Io sono molto soddisfatto, spero che piaccia anche a voi. Siamo arrivati alla fine del video. Vedete, qui è molto più saturo. Adesso vi faccio vedere... Voilà, torno indietro all'inizio. Qui siamo tutto sulla collina perché è arrivato a destinazione. Voilà. Vedete che differenza? Adesso torna... Andiamo nel primo frame, eccolo. Scusate qua, ho dato in pappa un attimo. Eccolo, desaturato. Guardate che differenza. Voilà. È saturo. Questo è tutto. Spero che sia stato d'aiuto. Mi piacerebbe portare avanti questo format e farvi vedere altri miei video musicali. Grazie, a presto!